Salve a tutti e benvenuti su Shira Club Fumettista. Io sono Matteo e quest'oggi voglio far partire una serie di video che vogliono andare a piegare ed aiutare a chi è nuovo di Genshin Impact e a chi forse c'è da un po' di tempo ma ha avuto molta sfiga nei vari pool e non ha trovato personaggi molto forti. E voglio andare a spiegare come battere dei boss, non dico difficili, mediamente difficili, ma in maniera semplice con personaggi che dalla storia, come per esempio in questo caso solo il Traveler e Keia, per avere poi dei materiali che ci serviranno per potenziare gli stessi personaggi e anche altri che troviamo sempre nella storia, non per forza con i pool, per poi andare a battere personaggi e boss più difficili nel corso della storia, per essere sempre al passo rispetto ad altri che purtroppo hanno più fortuna di noi e hanno personaggi molto più forti di noi e quindi riescono ad andare più avanti di noi facilmente. Invece, con questa guida che vi farò io, riusciremo facilmente a battere questi boss, avere degli artefatti veramente potenti che secondo me sono i migliori per molti dei personaggi, anche base, ma anche quelli che ci danno in pool. E quindi, migliorandoli con questi artefatti, andremo ad essere anche noi alla pari o poco meno di chi ha avuto i 5 stelle più blasonati, tipo Diluc o Zhongli, il più recente. Quindi adesso ci butteremo sul primo boss, che secondo me è quello più semplice da battere, ma che ci dà gli artefatti migliori, ed è il cubo elettro. E questo boss ha una serie di attacchi che a breve andremo a vedere, che sono facili da schivare e ci danno molte aperture per poterlo battere rispetto a altri boss che ci danno gli stessi artefatti, ma che secondo me, in base a personaggi che bisogna avere per batterli o tempo per batterli, è quello più facile e quindi meglio affrontabile per farmare e craftare questi artefatti. Quindi, bando alle ciance, andiamo subito a vedere come si procede. Allora, eccoci qui. Il primo colpo che andremo a affrontare, che ci fa il nostro avversario, è la serie di tre colpi: pugno, forbice e la schiacciata. Questa è una serie che all'inizio può sembrare tanto difficile da schivare, perché poi se ti prende ti incomincia a fare veramente male, ma è semplicissima. Come vedete dall'immagine, basta soltanto spostarsi al primo colpo che ci fa sulla sua destra, anzi sulla nostra destra, scusate, e si evitano tutti gli altri attacchi. Poi continuate a girare intorno per continuare a tornare sulla traiettoria del mostro e poterlo attaccare non appena ha finito la sua combo. È un attacco che ci fa molte volte, quindi potrebbe capitare che la prima volta non vi riesce, ma dopo un po' incominciate a prendere bene la mano su questa cosa. Il secondo attacco che ci andrà a fare è questa spirale, che anche questa, stando poco lontano da lui, si riesce a evitare facilmente. Dopodiché si ferma e ci lancia questi attacchi che, se continuiamo a girare intorno, non ci prenderanno né mo né mai. Ok, dopodiché fate bene attenzione a questo pugno qui, perché sembrerebbe la stessa di questo, ma è diverso. Cioè, la differenza va che sotto questo pugno non c'è niente di elettro e potete andare subito a colpire il nemico. Invece, nel quello che abbiamo visto prima, ossia questo qui, fa una combo. La differenza sta solo tra l'elettricità che c'è sotto. Se vedete l'elettricità, scappate, fate il giro. Se non la vedete, potete attaccarlo come in questo caso. Ve lo faccio rivedere. In questo caso, per esempio, non c'è, in questo c'è. Semplice. Il prossimo attacco sarà quello che vi darà più apertura di danni possibili contro di lui. Perché? Perché è un attacco che è molto telefonato, perché lo vedete da subito che vi sta per fare questo attacco, e in più è molto controllato, perché stando attaccato al centro, al nucleo del nemico, non subirete danni, a differenza di quanto uno possa pensare vedendo quel cerchio elettrico a terra. E motivo per cui vi inquadro molto questo cerchio per terra è perché, per capire quando sarà per finire lo spazio di tempo che abbiamo per menare al mostro, è quando succede questa cosa, ossia l'elettricità se ne va. E allora lì dovete scappare all'indietro, potete rimanere per un altro pochettino, ma vi consiglio di scappare perché almeno siete più sicuri, se non siete ancora in grado di schivare bene al momento giusto. Piccola parentesi, fate molta attenzione per come entrare dentro al cerchio. Perché? Perché vedendo questi cubi che si vanno ad aprire, si ha sempre paura di essere colpiti, ma se noi siamo attenti, siamo molto vicini al
al nostro boss mentre sta per aprirsi, si capirà facilmente dove poter entrare per non subire danno. Quindi fate solo attenzione a quello, non state troppo lontano, perché nel momento stesso in cui state troppo lontano siete più colpibili dai suoi raggi laser. Allora, il prossimo attacco che ci andrà a fare è uno degli unici attacchi, secondo me, che dobbiamo tenerci a distanza dal nostro nemico. Perché? Perché stando più a distanza possiamo prevedere dove andranno a finire questi cubi che ci manda addosso, queste onde, e possiamo schivarli bene. Io purtroppo il primo l'ho preso davvero pollo, però il resto l'ho schivato facilmente e sono andato all'attacco. Una cosa fondamentale che non vi ho ancora detto, per tutto quanto il combattimento cercate di caricare la finisher di Keia, Keia o come si chiamano, adesso non sto a vedere il nome. Perché? Perché è molto importante per la fase proprio finale del nostro nemico. Perché? Perché ci servirà per batterlo senza doverlo rifare 3-4 volte. Ecco perché ho scelto proprio loro due come personaggi per combatterlo. Quest'altro attacco è molto particolare perché il nostro cubo ci andrà a imprigionare in questo ottagono, questa figura geometrica che ci leverà parecchio se rimaniamo dentro, perché ci comincerà a attaccare ripetutamente con fulmini che levano pure tanto in base al livello del nostro nemico. E questa cosa è evitabile come ho fatto adesso e ve lo rifaccio rivedere per farvi capire cosa ho fatto nello specifico. Allora, ecco qui, ve la rallento parecchio perché almeno ho tempo di spiegarvelo e anche voi per capire. Se voi vedete adesso, il boss che cosa andrà a fare? Farà sparire i cubi da attorno a lui, ma in un modo particolare che non ha mai fatto prima. Quindi capirete bene che è questo, perché li espande tanto e li manda in aria. La cosa che noi dobbiamo fare per non farci intrappolare, che di solito compare davanti a noi, ma questa volta mi stava per fregare, e andare a vedere il primo cubo, anzi, il primo pilastro che lui manda per terra. Dopo di questo, trovato quello lì, andiamo alla sua sinistra, o alla nostra sinistra, perché se ce l'abbiamo davanti, alla nostra sinistra, e lo aggiriamo. Però dobbiamo farlo tutto velocemente, altrimenti rischiamo di rimanere intrappolati. Dopodiché siamo liberi e possiamo massacrare il boss come vogliamo. Ma fate attenzione al primo che fa cadere. Di solito ce lo fa cadere davanti. A me questa volta forse lo sapeva che volevo fare questo test con voi e me l'ha fatto cadere dietro e quindi mi ha un attimo fregato. E quindi dopo questo attacco penso che vi ho detto quasi tutto su questo mostro. C'è solo un piccolo attacco che lui fa, che ogni tanto vi fa tipo una battuta di mani, chiamiamola così. A breve verrà nel video e capirete quale che dico. Ma è semplicissimo quello, appena vedete che apre tutto quanto, scappate un attimo indietro, poi ritornate verso di lui per colpirlo. Ma niente di che. Penso che dopo questo, vediamo un attimo, eccolo qui. Vi fa così, voi schivate e andate all'attacco. Detto questo, la cosa che dovete fare, vi ricordo maggiormente, è nel mentre lo attaccate, soprattutto alle fasi iniziali, se non avete cariche, io le chiamo le finisher, la mossa finale del mostro, cercate del personaggio, che del mostro, nel personaggio cercate in tutto e per tutto di caricare soprattutto quella di Gaia. Non serve tanto quella del protagonista, ma quella di Gaia serve perché è quella che va a fare più danno essendo ghiaccio. Adesso vi faccio vedere come si utilizza quella mossa qui. Nel primo fate l'attacco con R2 del protagonista e poi quello di Gaia. Poi la finisher di Gaia sul secondo, che lo colpite il più delle volte, e sul terzo, appena arrivate, un colpettino con quella di Gaia, e dopodiché R2 di Gaia e avete fatto. Su questo penso non vi devo dire nient'altro, non mi sto a ripetere questa sequenza perché è molto semplice, molto facile se avete caricato la sua finisher. Nel caso non ci siete riusciti, cercate di eliminare il più possibile le tre raffigurazioni del mostro che vi lascia alla fine, almeno una o due. Dopodiché schivate, ricolpite il nemico fino allo sfinimento e poi alla volta dopo uccidete le altre. Ma se caricate facilmente i vostri colpi, la finisher soprattutto di Gaia, durante il combattimento lo fate facile perché basta che fate R2 nel mentre avete possibilità di colpirlo sia con Gaia che con il protagonista, ma voi avrete anche più personaggi, quindi più fate R2 più vi si accumula, e lì arrivate alla fine e avete fatto.